Eccoci cari amici runners per una nuova puntata di Run TV. Ben ritrovati e buongiorno a tutti. Oggi iniziamo la nostra puntata con la solidarietà. Voi sapete che il mondo della corsa è sempre sensibile a chi ne ha più bisogno e in questo caso parleremo del Brema Sport, del Brema Running Team, una società sportiva che ha portato un regalo all'ospedale di Padova, reparto pediatrico, facendo una staffetta che partiva da Martellago arrivando fino a Padova. Sapete che noi runner siamo comunque sempre solidali con chi appunto ne ha più bisogno e allora andiamo a vedere questo servizio che cosa ci ha regalato. Amicizia e solidarietà sono due valori fondamentali e basilari del mondo runner. La riprova di ciò l'abbiamo avuta a Martellago, dove il Brema Running Team si è ritrovato in quello che, da 10 anni ormai, è uno dei suoi punti fissi, la staffetta Martellago-Padova. Un allenamento collettivo che porta gli atleti della società dalla propria sede di Martellago all'ospedale pediatrico di Padova per portare il contributo annualmente raccolto all'Associazione per le malattie reumatiche del bambino Il Volo. È una staffetta di beneficenza che facciamo per una donazione che viene data all'Associazione Il Volo. Sono circa 41 km di solidarietà fatta da tutti gli atleti del Brema Running Team ormai da 10 anni. Partiremo a Martellago fino ad arrivare a Padova, dentro l'unità pediatrica, dove lasceremo la donazione di quest'anno di 4.500 euro che gli atleti e l'associazione hanno raccolto durante l'anno sportivo in corso. Quindi è una manifestazione puntata solamente sulla solidarietà, sull'amicizia e sull'amore per questi piccoli bambini dell'associazione del Volo che si occupa delle malattie reumatologiche del bambino a fondo per la ricerca di queste malattie rare. Come spesso avviene, il mondo runner quindi all'insegna della solidarietà. Ma il Brema Running Team si contraddistingue in gran parte delle sue iniziative proprio per questo aspetto, la solidarietà e unire l'amore per la corsa, per l'amore per chi non può correre, in questo caso i bambini ricoverati nell'unità pediatrica che soffrono di malattie reumatologiche. E così, in una mattinata fredda, il team del Brema Running si è ritrovato per correre e allenarsi verso il traguardo della solidarietà. C'è chi la corre per la prima volta e chi l'ha fatta tutte le 10 volte, ma in tutti vibra l'emozione. No, è la 10ª edizione, e sì, c'ero anche nella prima. Cosa si prova quando si arriva all'ospedale di Padova? Allora, nella prima edizione mi ero un po' vergognata perché i bambini che stavano lì erano a letto, siamo andati a visitarli nel reparto. Però per i genitori è una grande gioia e loro ci fanno tanta festa perché siamo di stimolo ai bambini. E, sì, quindi c'è per una speranza di guarire, tornare a camminare. Quindi dai, è una festa anche per noi. Allora, una mattina fredda, però per la solidarietà. È caldo, oggi è perfetto, No, è bellissimo farlo, è la prima volta per me, ufficiale, sono felicissimo di partecipare. No, oggi è una giornata calda per l'emozione che tireremo fuori. È la prima volta che la fai? Sì, è la prima volta per me. Sì, spero di riuscire a farla tutta quest'anno. Per il traguardo della solidarietà si superano anche momenti freddi come questi? Sì, e anche le sveglie mattutine bisogna, insomma. Si fa volentieri. Non è sicuramente la prima volta. No. Da quando sono alla Brema sempre sono andato ed è una bella cosa, molto bella. Cosa si prova quando si arriva all'ospedale di Padova? È un'emozione perché si pensa che si sta facendo una cosa intanto per fin di bene. E lì ci sono tanti ragazzini che hanno molto, ma molto bisogno di noi e di qualsiasi altra società e di tutti, insomma. Al seguito del gruppo anche due pullman con i familiari e con gli altri atleti della staffetta. Tutto è curato nei minimi particolari, a cominciare dal percorso. L'organizzazione è molto articolata, ci sono due moto, ci sono 4 bici, ci sono i furgoni, insomma, è organizzata come una gara di tutto rispetto, insomma. Sono Tiziano Gallo, appunto vicepresidente del Brema Running Team. E anche se oggi purtroppo non correrò, perché essendo organizzatore purtroppo è così, la mia veste sarà come motociclista in apertura del percorso, un percorso che ci porterà da Martellago a Padova con alcune frazioni, tra cui la prima è da Martellago a Mirano, che sono circa 11 km e a una velocità di 6 minuti al chilometro. Poi da Mirano faremo un'altra sosta a Pianiga, sempre sono circa 11 km anche per Pianiga, a una velocità di 5,30 al chilometro.
Dopodiché avremo Pianiga Vigonza con altri 5 km e 3 con 4 minuti circa, 4 minuti e 50 secondi al chilometro. Queste sono le tappe per farci arrivare in orario a Padova. E l'ultima tappa sarà quella da Vigonza a Padova, che faranno gli atleti, quelli un po' più forti, perché l'andatura sarà intorno ai 4 minuti e 20 al chilometro. Ecco, fino a raggiungere la postazione dell'unità pediatrica di Padova, dove porteremo il nostro assegno. Appunto, un traguardo che non è il solito traguardo della corsa, ma è un traguardo molto molto importante. Sì, è un traguardo molto importante, tra l'altro da noi anche molto molto sentito, perché la partecipazione è molto alta, l'affiatamento anche, e quindi ogni anno ci fa proprio aumentare tutte queste sensazioni meravigliose. Tappa intermedia a Milano, una pausa per un tè e si riparte. Si corre, come dice il Brema Running Team, verso chi lavora per donare il sorriso ai bambini. Ad accompagnare gli atleti e per portare il messaggio dell'amministrazione comunale, anche l'assessore allo sport di Martellago, Antonio Loro. Certo, sia con il freddo più pungente che con la pioggia, c'è sempre stata la Martellago Padova, e penso sia il momento di conclusione più bello per una società come questa, che ha sempre un pensiero per la solidarietà e per i bambini del Policlinico di Padova, che hanno bisogno anche del nostro aiuto, delle gambe di questi corridori. Un bellissimo evento che si ripete ogni anno, quest'anno per la 10ª edizione. Arrivati a Padova, la soddisfazione dei partecipanti è enorme. Si scattano insieme delle foto, a ricordo di un momento che resterà nel cuore di tutti e che dà emozioni che ti fanno volare. Ed ora insieme andiamo a vedere e ad ascoltare Ruggero Pertile, che in una nostra intervista ci ha, diciamo, fatto un resoconto del suo quarto posto ai mondiali di quest'anno, raccontandoci anche dei giochi del Mediterraneo del 2013, in cui è stato, diciamo, anticipato il suo posto, perché gli è stata restituita la medaglia da secondo e passato al primo posto. Ascoltiamo Ruggero Pertile, che ormai conoscete tutti anche voi. Approfittiamo della tua presenza per parlare un attimo anche di te dal punto di vista sportivo. Intanto un quarto posto ai mondiali, un risultato di assoluto valore. Beh, certamente questa volta avevo preparato i mondiali per provare ad arrivare nei primi 10. Ho portato a casa un quarto posto che mi rende soddisfatto. All'età di 40 anni, dove è sempre più difficile mettersi in corsa con questi atleti giovani e freschi, e quindi sono soddisfatto, e da qui spero di, se la condizione ci sarà, arrivare a Rio per la terza mia Olimpiade. E poi un giusto riconoscimento, la restituzione della medaglia d'oro dei Giochi del Mediterraneo 2013. Beh, è sempre un piacere ricevere una cosa che mi aspettava, e la medaglia d'oro poi ricevuta dal presidente del CONI con l'inno cantato dalla squadra italiana, è stato come salire sul podio. Ed ora invece, per quanto riguarda i consigli prettamente tecnici, ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto a Giorgio Garello, un responsabile della casa ASICS di articoli sportivi. E Giorgio Garello in particolare in questa intervista ci ha parlato del piede, l'importanza del piede, il nostro rapporto con le scarpe da corsa, quanto siano importanti e quanto i runner considerino un fattore determinante avere una buona scarpa ai piedi per poter correre. E quindi a voi Giorgio Garello e tutto quello che riguarda i nostri piedi. Cosa deve sentire una persona di testa e nel corpo quando usa una scarpa al proprio piede? Beh, intanto dovrebbe capire che lo strumento che lui deve utilizzare è il suo piede, il piede è al centro di tutto. Comfort, sensazioni positive, quel perfetto equilibrio tra il giusto grado di fatica perché fai attività, ma la parte piacevolezza legata al non avere delle difficoltà di movimento. Quindi quegli equilibri che fanno del nostro fare attività benessere. Una scarpa appena acquistata, è utile usarla subito in gara o è meglio adattarla al piede per un po' di tempo? Beh, questa è una domanda facile. No, va sicuramente utilizzata un po' di tempo per adattare la scarpa al piede e viceversa. Sono fatte oggi le scarpe tecniche di materiali
tecnici appunto che hanno delle elasticità, non sono però in pelle primo fiore che, come quelle dei calciatori ad esempio, che si adattano perfettamente al piede. Vanno sempre lavorate un pochettino, magari tenendole una settimana nell'attività di relazione, in ufficio, se si va in ufficio, o nelle passeggiate, e poi introdurla nella corsa. Secondo te quanti hanno la cultura della salvaguardia del proprio piede? È una domanda bruttissima quella che mi hai fatto. Da tecnico dico veramente pochi. Spesso gioco con il consumatore che mi chiede informazioni chiedendogli con che cosa corri. La risposta è il nome di una scarpa e io dico che la risposta è sbagliata. Gli rifaccio la domanda, creo perplessità. Qualche volta qualcuno più diciamo scafato, usiamo così, arriva a capire il trucco e mi risponde: ah no, corro con il piede. Quindi non c'è una grande percezione che il piede è lo strumento da utilizzare. Possiamo dire che appunto nel podismo la scarpa è il giusto bypass tra testa, corpo e piede? Assolutamente. È come per il pneumatico, è quello che mette, quello della macchina, è quello che mette a contatto tutta la tecnologia o tutto l'allenamento che c'è sopra con quello che c'è sotto. Sicurezza sulla macchina, ma sicurezza sulla scarpa. E le scarpe sono diverse in rapporto a quello che è l'attività che uno fa. Non esiste la scarpa perfetta, è un gioco di tante piccole cose. Il nostro lavoro spesso è dare delle informazioni perché il consumatore finale arrivi a fare la scelta più consapevole. E questo è un elemento sicuramente importante. Per voi ora, come sempre, la pagina delle notizie in breve. Andrea Mignolli e Giulia Merola hanno vinto l'ottava edizione della Mezza Maratona dei Sei Comuni. Mignolli si è imposto davanti a Claudio Brandalise e Nicola Venturoli. La Giulia Merola ha preceduto Jessica Doria e Greta Pizzolato. Erika Lapin, di Atletica Silca Conegliano, è stata convocata in nazionale ai prossimi europei di cross del 13 dicembre che si terranno in Francia. Alla maratona di Firenze, positivo esordio nei 42 km della veneziana Giovanna Epis, che si è classificata al quinto posto, in 2 ore 39 minuti e 28 secondi. E dopo le pillole delle notizie in breve, invece, gli appuntamenti che ci aspettano sempre per trovarci e andare a correre. Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti. Cominciamo da martedì 8 dicembre 2015. Ad Adria, Rovigo, Corsa dell'Immacolata. A Lendinara, Rovigo, Camminata dell'Immacolata, chilometri 6, 14 e 19. A Montebelluna, Corsa di Sant'Andrea, chilometri 7 e 13. A Ponte Longo, Padova, quattro passi fra Rassucaro e Farina, chilometri 7, 13 e 21. A San Giorgio delle Pertiche, Padova, Santa Claus Run, chilometri 2, 5 e 10, più Santa Claus 9,8, competitiva Fidal. Passiamo a sabato 12 dicembre per segnalare che a Cazzago di Pianiga, Venezia, 24 ore su Tapirulan, presso il negozio Un Sesto H. Domenica 13 dicembre 2015. Ad Arquà Petrarca, Padova, marcia città di Arquà Petrarca, chilometri 7, 13 e 19. A Belluno, Santa Claus Running, chilometri 21,097 e chilometri 6 e 12 non competitiva con Nordic Walking. A Camisano Vicentino, Vicenza, 10 miglia dell'Aurora, competitiva chilometri 16,093. A Marghera, Catene, cammina e corri con il Babbo Natale, chilometri 5 con Nordic Walking. A Quarto del Tino, Santa Claus Green Road, chilometri 6, 10 e 16. E a Volpago del Montello, Treviso, aspettando Babbo Natale, chilometri 12 solo con Nordic Walking. E qui dal parco di San Giuliano a Mestre io vi do il mio saluto, mi congedo da voi soltanto per questa puntata e vi aspetto come sempre alla prossima. L'indirizzo in sovraimpressione ormai dovreste conoscerlo a memoria per segnalarci tutte le vostre curiosità, informazioni o notizie. Io vi aspetto alle prossime gare, sempre presenti. Il Natale si avvicina, ma le nostre gambe non si fermano, tanto più che forse stando un pochino con i piedi sotto la tavola avremo bisogno maggiormente di andare a farci qualche corsetta. Io vi lascio momentaneamente, vi abbraccio e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie e ciao!